No, perché io voglio la recensione dell'R41. Ma perché? Non l'ha mai usato? Ma perché? Non te ce trovi? Ma perché è un buon rasoio, tutti i giorni lo utilizzo. Ah, oh, l'avete voluto voi, l'ha voluto anche tu. Soprattutto quelli che nel sondaggio di Instagram hanno scritto sì, tipo 270 sì, perché l'avete fatto? Vabbè, è un rasoio che sì, va in profondità, ma con il quale non mi ci sono mai trovato più di tanto. Perché dà ottimo grado di profondità, ottimo BBS. E seriamente, un ragazzo sul mio gruppo ha scritto così: l'ho acquistato da una rivenditore e appena gli ho fatto la domanda, ma com'è? Lui rispose: nessuno è tornato indietro a lamentarsi. Non te fa pensare sta cosa, insomma, no, non te fa pensare. Vabbè, allora ben ritrovato qui sul mio canale, rasatura tradizionale fatta a casa, in modo così da neofita. Però stamattina, siccome voglio morire da combattente, quindi voglio stare in mezzo ai boschi, oggi utilizzerò l'R41 nuovamente denominato lo squalo, la zappa, la motozappa, lo sterminatore de barba, e il tagliaguanciale di tutto. Te lo faccio vedere, ecco il set che ho deciso per oggi. Semplice, easy, una cosa così, un proraso cipress and vetiver, se sa mai l'albero pizzuto ci potrebbe anche sta, se mi faccio del male fisico, ma vabbè, se scherzo logicamente non prendete mai sul serio quello che dico, battute ci stanno, anche che il momento è molto particolare, e l'altro invece è Royal Forest che andò a barba senza alcol. Perché senza alcol? Perché non si sa mai. Vado troppo pesante, non vorrei sentire le fiamme del fuoco sul viso, non me va. Però che cosa ho scelto per radermi? Qual è la lametta che oggi farà quello che deve fare? A Borzano, Borzano Inox, sì, Super Inox, super! Quindi è uno sportello della macchina anni 60 che andrà a radere completamente questa barba di 4-5 giorni, non mi ricordo manco più. Infatti non ho aggiornato neanche il calendario, so per quale motivo. Non voglio ricordare l'ultimo video che ho fatto, felice, sereno, eh? Capito? E userò appunto oggi il veteran, quindi un po' particolare da combattente oggi. Eccolo qua, ma guarda quanto ti ispira fiducia questo rasoietto bello della Mull, molto molto affascinante, molto positivo. Chi è che non si sveglia la mattina volendo e pensando di avere un rastrello del genere sul visetto proprio? Allora, questo è un rasoio non del tutto aperto, è un semi, ma come puoi ben notare, poi te lo farò vedere una volta insieme alla lametta, anzi, te lo faccio vedere subito. È abbastanza tortuoso. Te lo faccio vedere, come siamo montati la lametta. Oh, ricordami così. Allora, eccolo qui, sempre il manico in sicurezza, tanto scivola sempre. Perché il mio lavandino ha una pendenza, ma penso anche il tuo, no? Beh, oh, insomma, non lo so. Vabbè, facciamo sta bella figura pure oggi. Non me levo le scritte che mi ha fatto mia figlia. Appunto, voglio rimanere così come ero ieri. Eccolo qua. Ci metto una lametta abbastanza rigidina. Se mi devo fare del male, lo faccio in modo serio. Qua non si scherza, qua non si gioca. Allora, adesso vi faccio vedere come si presenta, eccolo. Non so se stai capendo. E qui sfodero un mio, hai capito, istituzionale. Allora iniziamo subito. Brutto presagio, fammo mettere qua. Iniziamo subito con il riscaldamento del viso e poi andiamo, faccio subito un montaggio all'italiana, riscaldo anche il pennello perché essendo sintetico, levo appunto, già l'ho detto più di una volta in diverse occasioni, è una imitazione sintetica del tasso, quindi abbastanza morbido ma non troppo. Qua c'è voglia di cipresso stamattina con l'aggiunta del vetiver, ce l'avevo bisogno, me devo ricchiappanarti. Ecco qua, bello, che bella la sensazione di, no, io dico non me ci trovo semplicemente perché comunque nelle rasature già affrontate tempo fa. Allora, partiamo dal presupposto che io concepisco il pettine aperto o semiaperto in circostanze di barba mediamente lunga, non troppo lunga, però
C'è chi conosco che lo utilizza tutti i giorni. Certo, rasoio di sicurezza devi capire come angolarlo, no? Perché non sono tutti uguali. Se tu vai a vedere, intanto guarda come faccio il montaggio dell'italiano, guarda che spettacolo. Guarda, puzzetta, ecco qui. E ti dicevo, dipende anche da come prendi confidenza con il rasoio, perché comunque le geometrie sono magari impercettibili, ma sono differenti. Appunto, come poggia la metta sul viso una volta che metti il rasoio, come effettivamente tendi anche la pelle. Infatti oggi io tenderò molto la pelle, ma molto. Guarda che bello, guarda, ma che figata, eh? Oh, mamma mia, spara da morire, eh? Ecco. Quindi dicevo, sono tante cose messe insieme che fanno sì che la tua rasatura possa diventare piacevole o sgradevole. Adesso succede con tutti i rasoi, eh? Ah, c'è la finestra aperta. La natura. La natura. Trasporto sensoriale dal bosco, perché questo mi ricorda anche un po' il bosco. Questo te l'apro raso. Eccolo qua. E poi passeremo a un giardino reale. Sempre se ce la faccio, no? Che mica è detto. Dovrò superare le mura del giardino reale per poter ficcarmici dentro. Acqua. L'ultimo video del canale è questo. È tutto finì così. Un bel giorno fece un sondaggio e il popolo lo condannò. Oh. Eh? Oh, eh? Sì, massaggio perché c'ho bisogno, perché se il principio del sapone o della crema è quello di far scivolare bene il rasoio o il rasore, più vai a idratare, più vai a creare lo strato filmoso da 8 mm e meglio sarà. Allora, affrontiamo questa rasatura. Ripeto, per me questo rasoio che va utilizzato mediamente su una barba di 7 giorni. Tutti i giorni non ce la farei, sono sicuro. Proverò, ma non... anche no. Cioè, nel senso... Vabbè, andiamo. Non mi dici che taglia bene, lo so che taglia bene, non è quello che io dico, che contesto, a parte che non contesto niente. Cioè, va subito in profondità, subito, dal primo passaggio, ci va subito. Però, come senti, sembra che c'è una barra zincata che passa sopra, qualche, come se ci passassi la spazzola d'acciaio per le candele della macchina. Eccolo. Puntino, subito, subito, non può mancare, puntino subito. Anche se penso che la cosa più importante e intelligente da fare è quella di salire e scendere. Senza pressione alcuna, guarda qua, questo? Mannaggia miseria, oh. Ma il profumo della cipra smetica è qualcosa di favoloso, è favoloso. Tu pensi che me dovessi fare la barba tutte le mattine con staggeggio? Mm.
Vabbè, non mi fa aggiungere cose che non devo aggiungere, perché essere scaramantici in qualche maniera aiuta, questo aiuta. Tira, guarda là, sono morito di sanguato. Allora, devo dire, come ho detto prima, che la profondità è tanta roba, veramente tanta roba. L'unico neo che secondo me ha questo rasoio, che appunto per un utilizzo quotidiano, beh, insomma, mica tanto indicato, è come se te prendi una grattugia e te la metti in faccia. Poi ripeto, le mie sono esperienze personali, non voglio neanche essere contraddetto. Per quale motivo non voglio essere? Perché è una mia personale opinione. Poi ripeto, che c'è chi lo sa usare perfettamente, non sarò capace io, che te devo dire? No. L'ansia da prestazione. Allora, BBS è ottimo, non te lo nego, non c'ho più traccia dei peli, proprio assolutamente non ce l'ho. Ecco, mi sono ripizzicato pure qua, vedi che sono due. Sta a prendere, non è che mi sto a inventare, sta a prendere, però purtroppo il problema è sempre lo stesso, stiamo sempre lì. Eccolo. Fa difficoltà qua, come tutti i rasoi che ho io, tutti, perché qui io sono molto complicato. Pochi di voi riconosceranno sto suono. Allora, no. Sarebbe pure il cane. Allora, profondità qui, insomma, non gna, a dove vai? A dove vai? Fai lo splendido. Ma anche il sangue mi ha fatto sciarsati. Qua c'è una prova veramente a Mario Brega. Allora, devo dire che la sua grandissima profondità è tale, però ho sentito che sul viso ha lasciato un po' il suo graffiettino, ma quella è anche la lametta, soprattutto la lametta, che è quella che lavora di più. Allora, come vedi, tagli, tagliettini ce ne stanno all'infinità. Questo perché succede? Succede perché io non lo utilizzo quasi mai, e quindi non ho una mano allenata
al suo utilizzo. Ti sembrerà un'eresia, ma è così. Purtroppo è così. Cioè. Fatto bene a prevenire il discorso della parte alcolica, perché sennò mi sarei massacrato completamente il viso. In qualche parte c'è un po' di pelo rimasto, ma non vado ad affondare di più. No, non ce la faccio. Allora, gran rasoio, ok, perfetto, ma da utilizzare quando hai acquisito un parecchio esperienza, anche perché questo è il classico rasoio, come dico sempre, del quale devi trovare la lametta giusta per te, perché se metti la lametta sbagliata o eccessiva o non performante, lo so, ci avrei dovuto mettere la Feder, lo so, ma lo sai qual è il problema? È che non mandava di massacrarmi ancora di più. Perché poi la paura ti porta a fare la piccola pressione, il passaggio sbagliato, il movimento sbagliato, track, e ti arriva il tagliettino, che attenzione, non è che ti porta a chissà che cosa, ma ti porta alla sgranatura. Nel mio caso me la so cavata con poco, lo riutilizzerò sicuramente a settimana un'altra volta, con una barba molto più corta, con la lametta del neofita, detta così, e voglio vedere che succede. Nel frattempo adesso ho fatto camminare in mezzo al bosco, sono arrivato alla... al giardino reale, vado, eh. Ah, buono, molto buono. La fortuna non c'ha l'alcol, perché sennò avrei urlato come una scimmia, ma veramente. L'unico neo, l'unico difetto dei dopobarba alcolici liquidi è che tendono ad essere un po', non dico appiccicosi, ma leggermente appiccicosi. Ma va via, Vabbè, insomma, pure starta la figura l'abbiamo fatta, bella figuraccia l'abbiamo fatta, ecco, a posto. Cioè, stanno ammazzando adesso. Vabbè. E come dico sempre, oh, stavolta è andata così, ma a parte tutto, mo riproverò sicuramente il rasoio, una barba più corta e un sapone un po' più scorrevole. Su quello non c'ho problemi, perché ho le nuove linee di Godfella, che sono appunto quelle con la J1, che è molto molto veramente grassa, sembra quasi intallovato. Esperienza positiva, devo dire che qua sotto insomma non è stata proprio del tutto indolore. Questo mi fa capire, mi mette in condizioni di dirti attenzione prima di utilizzarlo così in modo spavaldo, ragionaci sopra. Quindi da me è tutto, sono ancora vivo, grazie per aver votato questo bellissimo rasoio, e come vedi sono ancora qua a parlartene. Noi ci vediamo al prossimo video, come dico sempre, buoni acquisti e buone sbarbate. Stavolta mi ha detto bene, ciao.